Carnia Villa Santina, una piccola linea che metteva in collegamento tre punti importanti della regione carnica, i due capolinea appunto e Tolmezzo, ai quali bisogna aggiungere le fermate di Canneva di Tolmezzo e Amaro. La stazione di Carnia è ancora attiva e vi fermano tutti i treni regionali, alcuni dei quali vi fanno anche capolinea. Inoltre, da qui è possibile prendere anche il Micotra per Fillac. Una prima idea della linea si ebbe con la decisione del Consiglio Provinciale del 29 aprile 1882 di deliberare un sussidio di 12.000 lire annue per 35 anni ai comuni della Carnia, affinché in un consorzio deliberassero la creazione di una linea ferroviaria da Carnia a Piani di Portis. 7 anni dopo, lo Stato aumenta da 3.000 a 5.000 lire annue il sussidio chilometrico per le linee della pubblica utilità, tra cui questa. Il 26 settembre 1899 nasce tale comitato, che propose il 2 aprile 1902 di usare il progetto della Società Veneta per la costruzione di questa linea. Si consideri che all'epoca le strade non erano di certo moderne e in buono stato, e il legname, il principale prodotto della regione, era trasportato attraverso la fluidazione. Era quindi un modo per uscire dall'isolamento. L'inaugurazione si ebbe l'8 maggio 1910, sotto una pioggia battente. La linea era lunga circa 19 km, il raggio minimo di curvatura era di 225 metri, la pendenza massima era del 16 per 1000. Partiva dalla stazione per la Carnia a quota 259 metri sul livello del mare, diramandosi subito dalla Ponte Bana e attraversando il fiume Fella mediante un ponte in comune con la strada nazionale. Ad Amaro si passavano due ri, mediante gallerie subalve, ovvero sotto il corso d'acqua. Si giungeva così alla fermata di Amaro, al chilometro 3,6, ad oggi demolita. Dopo aver sottoattraversato il Rio Maggiore, costeggiava l'attuale strada provinciale 125 via nazionale, superando diversi corsi d'acqua con gallerie e viadotti, con il tagliamento sempre in vista. Si proseguiva per Tolmezzo raggiungendo l'attuale zona industriale, dove si trovava uno scalo e la diramazione per la cartiera. Si giungeva così a Tolmezzo, la cui stazione si trovava quasi al chilometro 11, a quota 314 metri sul livello del mare. Da qui si proseguiva attraversando il torrente Butt, con un ponte anche questo in comune con la strada nazionale. Tra il ponte ed il viadotto era situata la fermata di Canneva, ad oggi abbattuta. Si proseguiva quindi lungo la valle del Tagliamento e, dopo aver attraversato il torrente Vinaglia e la zona industriale, si raggiungeva il capolinea di Villa Santina, ad una quota di 363 metri sul livello del mare. Il percorso veniva completato, con le prime locomotive, ad una velocità massima di 45 km all'ora. Durante la Prima Guerra Mondiale, la linea divenne importante per rifornire le truppe che combattevano sul confine con l'Austria. Considerato che le strade che collegavano la Valle del Degano e del Butt erano praticabili solamente a piedi per l'esercito, il generale Lequio decise di costruire due tranvie da 750 mm di schiartamento. Queste linee erano aperte anche al traffico passeggeri normale. Vi fu anche una ferrovia De Cauville a scartamento di 600 mm, usata solamente per scopi militari da Villa Santina ad Ampezzo. Il 31 ottobre 1917 arrivarono gli austriaci in Carnia, che si impossessarono anche delle linee ferroviarie. Nel 1918 la gestione torna italiana. Il traffico aumenta, sia quello merci, grazie all'apertura di alcune industrie a Tolmezzo, e sia quello passeggeri, grazie all'emigrazione. Nel primo dopoguerra lo Stato propose il prolungamento della ferrovia da Calalzo verso la Carnia, sul percorso Villa Santina, Ampezzo, Forni di Sotto, Cimagogna. Il costo stimato ai prezzi del 1921 era di 156 milioni di lire. Poi, problemi di bilancio e diverse priorità del regime fascista fecero abbandonare questo progetto. Vennero proposti altri progetti di prolungamento, alcuni addirittura verso la Baviera,
Gli amministratori della Carnia confidavano in questi progetti per poter sostituire la vecchia linea ormai in difficoltà. Infatti, dal 1955, a causa del mancato rinnovo della linea e della precarietà del ponte sul Fella, vennero man mano istituite sempre più corse automobilistiche, fino al 1958, dove venne eliminato completamente il treno. L'ultimo collegamento bus avvenne l'11 maggio 1960. Dal giorno successivo il collegamento venne interrotto. L'ultimo convoglio merci venne effettuato il 23 novembre 1967 con un piccolo convoglio da Carnia a Tolmezzo. Verso il 1970 ci furono altre proposte di miglioramento e prolungamento della linea, e invece si decise di potenziare la Pontebbana e la linea del Brennero. Dopo il terremoto del 1976 si pensò ad un ripristino fino alla zona industriale di Tolmezzo. Per la seconda riapertura si dovette attendere il 5 giugno 1987, grazie all'impegno della regione e del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo. La linea venne riarmata con le stesse rotaie dell'epoca e si trasportava principalmente cloro per la cartiera e legname. Nel 1995 vi erano almeno due coppie di treni al giorno. Nel 1998, a causa di un'alluvione, la linea venne sospesa nuovamente. Ci furono dei lavori di miglioramento delle rotaie e delle traversine fino ad Amaro, poi interrotti a causa di una frana nella galleria del Sasso Tagliato. Questo evento, unito all'eliminazione del cloro della cartiera, uno dei principali prodotti trasportati, determinarono la chiusura definitiva della linea e il dirottamento dei fondi in altri progetti. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio. La riapertura di questa linea oggi è molto difficile. Alcuni tratti sono diventati una pista ciclabile, altri sono in pieno centro urbano, altri andrebbero completamente ristrutturati. Bisogna anche considerare che con l'impostazione attuale il traffico merci potrebbe essere molto basso, così come quello passeggeri. Ad oggi l'unico uso che si può fare di questo tracciato è la conversione in una pista ciclabile, già in parte avvenuta verso Tolmezzo. Ciò consentirebbe di collegare l'Alpe Adria a questa zona e a tutte le altre piste ciclabili che ci sono qui. Il nostro viaggio si conclude qui. Come ogni episodio, l'obiettivo di questi video è creare una discussione sulla storia e su tutto ciò che voi potete avere nel vostro archivio. Noi ci vediamo, come sempre, al prossimo episodio di Ferrovie Abbandonate.